sottolineare, non perché io voglia dare importanza a certe esternazioni di qualche consigliere di nuovo corso che probabilmente è mal consigliato o forse viene mandato in avanti insomma con leggerezza per poi naturalmente bruciarsi. Abbiamo letto la soddisfazione, no? Riguardo a un articolo che campeggiava, mi scusi Presidente, riguardo a un articolo che campeggiava sulla Repubblica soldi donati a delle associazioni che anche da parte del Movimento 5 Stelle, da parte della deputata Campo, sono stati devoluti a delle associazioni che operano nel sociale, a delle associazioni culturali che probabilmente sono anche poco tenute in considerazione da parte dei territori, per questo, per promuovere la cultura. E ho letto appunto di un consigliere del nostro civico consesso e di qualcun altro che gli faceva eco, una certa soddisfazione, perché insomma il sistema Auteri sarebbe anche praticato dal lato delle minoranze a Palazzo d'Orleanza. Dico che c'è stata imprudenza in questa esternazione, in questo giubilo, tra l'altro per delle associazioni che sono anche nel libro donazione del Comune di Ragusa, sono nel libro donazione del Comune di Ragusa, e quindi se parliamo di Edrisi, se parliamo di altre associazioni, non me le ricordo, sicuramente vengono finanziate anche dal Comune, quindi non vedrei qual è lo scandalo, se scandalo c'è, e eventualmente sia da un lato che dall'altro. Scopriamo con un semplice accesso agli atti che anche questa amministrazione, il Comune di Ragusa, il signor Sindaco è all'interno del sistema Auteri, perché finanzia il deputato Auteri o comunque le associazioni del deputato Auteri. Ecco perché dico imprudenza nelle esternazioni, perché, ripeto, questa amministrazione c'è con tutte le scarpe, questo accesso agli atti lo dimostra, perché già dal 2021 finanziamo le attività di Auteri, quando con 12.000, con 12.000 e poi in ultimo nel 2023 con 13.000 euro. Tra l'altro, per favore, con dei semplici accessi agli atti, vediamo pure che con i soldi del Comune si finanziano persone vicine al signor Sindaco. E allora dobbiamo capire, quando facciamo certe esternazioni, quando facciamo delle azioni, quali sono le reazioni. Grazie. Perché se andiamo a guardare l'elenco dei finanziati, dei beneficiati di Estate Iblea, troveremo qualche collaboratore, troveremo qualche parente. Quindi io direi, quando esterniamo, quando ci quando diciamo delle cose, prima di buttare la palla, prima di fare un'azione, bisogna capire quale potrebbe essere la reazione. Io non reagisco, io parlo con gli atti. Benissimo. Alle mani, e alle mani c'è che quello che eventualmente ha potuto fare un deputato lo fa il Comune. Grazie, normalmente da anni. Il Comune di Ragusa, lo ribadisco, che è all'interno del sistema Auteri. Grazie. Il Comune di Ragusa finanzia persone vicine all'amministrazione.